The Federation of Super Earth, keeping managed democracy safe with the lives of our heroes, protecting freedom from tyranny with the gentle touch of an iron fist. But liberty's enemies march ever closer. Together, we must take back control of freedom. Together for managed democracy, together for victory, together for, liber together for liberty, together for liberty, together. They fight for freedom. Will you? a nove anni di distanza, Arrowhead Game Studios ha fatto il salto di qualità. Tutti i loro giochi precedenti potevano rientrare nel novero del quasi indie, ovvero giochi a medio basso budget caratterizzati da visuali isometrica o 2D. Le tre dimensioni di Helldivers 2 di contro sono solo uno degli indicatori del fatto che quest'ultimo titolo ha avuto un budget ben più importante. Senza dubbio anche perché si andava bene inserire nella strategia di mercato di Sony. Ma facciamo un attimo un passo indietro, spiegando di preciso di che gioco stiamo parlando. Così come il suo predecessore, El Divers 2 è ambientato in un futuro in cui l'ultra democratica Superterra deve difendersi dal pericolosissimo minacce aliene. Per farlo addestra un corpo di soldati d'élite, gli Helldivers appunto, che verranno catapultati nei scenari più difficili avendo a disposizione l'armamentario più avanzato che la superterra è in grado di produrre. La quasi totalità di questo armamentario però ha una funzione offensiva. Questo significa che se da un lato potremo imbracciare devastanti armi da fuoco o chiamare il nostro soccorso potenti attacchi orbitali, dall'altro le speranze di vita del nostro Helldiver rimarranno inesorabilmente molto basse. È proprio questo, combinato con la relativa facilità del rientro in gioco, uno dei motivi che rendono Helldivers 2 così divertente. Bastano pochi secondi per passare da una situazione in cui stiamo ammirando l'opera di devastazione portata dal carico di un caccia-eagle, a un'altra in cui ci ritroviamo a correre in preda al panico inseguiti da decine di insetti, mentre tutte le nostre armi da fuoco hanno disperato bisogno di essere ricaricate. Spendiamo un attimo qualche parola sulla struttura del gioco. All'avvio ci troveremo sul nostro Super Destroyer, una nave spaziale di cui siamo comandanti. Da qui potremo accedere alla mappa spaziale, divisa in settori. Ciascun settore può essere conquistato dagli alieni o, se abbastanza giocatori completano operazioni sui pianeti di quel settore, riconquistato dalle forze della Superterra. Su ciascun pianeta troveremo più operazioni diverse, a seconda della difficoltà scelta, 9 in totale, e a loro volta divise in missioni. Ciascuna con i suoi obiettivi primari da completare prima di poter estrarre. Rispetto al predecessore, in Helldivers 2 queste missioni hanno due differenze importanti. La prima è che il numero di rientri in gioco è limitato. Una volta usati i 20 rinforzi a disposizione, dovremo aspettare circa due minuti per ogni singolo rientro. La seconda è che anche il tempo è limitato. Una volta esaurito, il Super Destroyer lascerà l'area di operazioni, rendendo impossibile l'uso di stratagemmi, rinforzi inclusi. E chiamando automaticamente lo shuttle per l'evacuazione, che dovrete raggiungere prima che decida di abbandonarvi sul pianeta. E non è per niente impossibile, specie alle difficoltà più alte, ritrovarsi alle strette e correre cercando per quanto possibile di ignorare i nemici verso quel fascio di luce blu che rappresenta l'ultima speranza di salvezza per i nostri Helldiver. Credo che da quanto ho detto finora si riesca a intuire quanto mi sia piaciuto il Diver 2, e ne parlerò ancora prima di chiudere la recensione. Ma è altrettanto importante evidenziare come non sia tutto oro quello che luccica. Se avete seguito le discussioni intorno al lancio del gioco, avrete sicuramente sentito parlare di Protect Game Guard, l'anti-cheat che utilizza e che accede al nostro PC a livello di kernel. Non sono abbastanza esperto da potervi dire di preciso cosa questo significhi, ma il succo è che si tratta di un sistema molto invasivo e che non ha comunque impedito a qualche cheater di fare i suoi comodi. Al di là di questo comunque c'è anche altro. I Crash, per esempio, a me non sono capitati, o meglio, mi sono capitati quando chiudevo il gioco, un non problema dunque, ma una delle persone con cui ho giocato in questi giorni crasha regolarmente durante le missioni e le patch post release hanno mitigato ma hanno risolto il problema. Insomma, anche se è possibile entrare in una missione in corso, non è mai bello crashare quando lo shuttle destrazione sta per arrivare e perdere così tutti i progressi fatti durante la missione. E a proposito di progressi, io devo Assolutamente ammettere di trovare stancante questa abitudine di ogni gioco di avere troppe valute diverse. E non riesco neanche a farmi andare troppo a genio il modo in cui è strutturata la progressione. Salire di livello ci permette di sbloccare nuovi stratagemmi e questi, devo dire, si ottengono a un buon ritmo. Diverso, invece, è il discorso per i potenziamenti della nave, per cui il ritmo è decisamente troppo lento. Al momento della registrazione di questo video, in 20 ore di gioco ne ho sbloccati soltanto 2 su 18 totali. Armi e corazze invece si ottengono tramite i titoli di guerra, sostanzialmente i Battle Pass secondo Arrowhead. Utilizzando le medaglie ottenute a fine missione dovrete man mano sbloccare quanto contenuto nelle varie pagine. Sbloccare le pagine successive richiede di aver speso una quantità predefinita di medaglie nelle pagine precedenti, dunque dovrete investire risorse anche in elementi che non vi interessano particolarmente. Siamo di fronte ad un gioco che funziona alla grande, peccato per alcune delle cose che ci sono intorno. E quando dico che funziona alla grande, non sto esagerando, e il Divers 2 è davvero divertentissimo. Il mio timore principale quando ho visto che l'impostazione del gioco era passata dall'isometrica al 3D con visuale in terza persona, era che si fosse persa parte di quella magia del primo. Invece non è così. Anzi, il passaggio alla terza dimensione ha beneficiato parecchio al Divers, non solo dal punto di vista dell'area grafica, che comunque è il suo perché, ma anche dal punto di vista del gameplay. Sembreranno discorsi banali a chi non ha giocato al predecessore, ma anche ora che la telecamera non è più condivisa e che è possibile vedere da molto più lontano i nemici, le possibilità tattiche non solo si aprono, ma tutto questo non va a intaccare quello Esprit de Corps che si formava inevitabilmente. La cooperazione non è forse indispensabile, ma di sicuro è parecchio incoraggiata, non fosse altro per avvisare i compagni di un bombardamento orbitale in arrivo. Il tutto poi va a inserirsi in una presentazione che è davvero ben sviluppata. Certo, forse il gioco fatica un po' ad arrivare ad alti FPS, ma siamo comunque su livelli ben accettabili e stiamo parlando comunque di un gioco che è davvero bello da vedere, con ambienti, illuminazioni, effetti delle armi. Note positive anche per le animazioni, con in particolare l'effetto Ragdoll dei nostri soldatini sbalzati da qualche esplosione o nemico che non finirà mai di essere esilarante. Non si può neanche fare a meno di elogiare il sonoro, in particolare la colonna sonora, perfetta per il contesto che abbiamo di fronte. Per chiudere, insomma, quello che ci troviamo di fronte è indiscutibilmente un ottimo gioco. In questi giorni ci ho giocato con almeno una decina di persone e tutte hanno espresso un incredibile entusiasmo per ciò che si trovano davanti. Ed è inevitabile quando un titolo riesce ad essere allo stesso tempo immediatamente accessibile e sempre coinvolgente, con una capacità di alternare fasi frenetiche dove i nemici sembrano non cessino mai di arrivare con proverbiali momenti di quiete prima della tempesta. Perfetti per permettere di tirare il fiato e indispensabili, considerato che le missioni possono durare anche 40 minuti. Certo, come già accennato, qualche elemento da sopracciglio alzato c'è, e qui sta a ciascuno considerare quanto possano influire nella decisione o meno di acquistare il gioco. Ma per quanto mi riguarda fa incredibilmente piacere vedere che nonostante la transizione a videogiochi di tutt'altra scala rispetto a quanto erano abituati, con il Divers 2 Harrowhead Games Studios si è riuscita a non perdere la sua identità. Fossero tutti così che a Service, sarebbe da metterci la firma.